Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ebbene sì, oggi è una data importantissima perché è il 21 settembre e è vero, finisce l'estate, inizia l'autunno, ma soprattutto è terminato il nostro primo gruppo di lettura. Il gruppo di lettura che ha visto come protagonista It di Stephen King. Prima di cominciare il video lo dico subito perché non so quanti di voi arriveranno poi effettivamente alla fine del video. Mi piacerebbe creare un album da condividere sulla mia pagina Facebook Un buon libro e una tazza di tè con tutte le foto dei partecipanti al GDL. Quindi se avete letto It durante questi 3 mesi estivi, se anche non l'avete finito, se l'avevate cominciato prima e avete continuato la lettura insieme a noi, insomma, se It ha fatto parte della vostra estate in qualche maniera, vi chiedo di mandarmi una vostra fotografia in modo che io la possa condividere in questo album appunto che vorrei creare. Mi farebbe veramente molto piacere. Potete mandarmela sia su come messaggio su Un buon libro e una tazza di tè sulla pagina Facebook, trovate il link sotto, oppure su Instagram, io sono Martina Tatti, ma credo mi troviate anche con Martina Belli, quindi entrambi i canali vanno bene e niente, spero che lo facciate perché so che siete in tanti. Per l'appunto abbiamo letto insieme It, molti di voi hanno terminato addirittura il libro in anticipo e questo mi fa piacere perché vuol dire che era una lettura giusta, ecco, una lettura che vi è piaciuta molto e che non avete resistito, ecco, dal terminare. Il video di oggi ovviamente è incentrato sulla terza e ultima parte del libro, quindi se vi siete persi le altre 2 parti in cui magari parlo in maniera un po' più approfondita dello stile di scrittura di Stephen King, della storia dei personaggi e così via, vi lascio ovviamente sempre nelle schede i link delle, appunto, degli altri 2 video. In questa terza parte, quindi in questo terzo video che dedico al libro, parlerò ovviamente dell'ultima parte, quindi se non avete letto il libro e avete intenzione di leggerlo non vi consiglio di guardarla perché ovviamente parlerò di tutto ciò che accade alla fine del libro e quindi ci saranno spoiler dall'inizio alla fine. Vorrei suddividere questo video in alcune parti. Mi piacerebbe prima di tutto parlarvi di uno stile di scrittura che ha utilizzato Stephen King per quest'ultima parte che mi è piaciuto molto. Vorrei parlarvi del finale del libro e quali sono gli elementi che non mi sono piaciuti e quali invece mi sono piaciuti molto. Vi vorrei parlare del personaggio di It, quindi che è poi il vero protagonista, ecco, del libro e di come secondo me è stato studiato da Stephen King. E poi mi piacerebbe anche, oltre a dirvi come sempre la parte più paurosa di quest'ultima parte del libro, vorrei anche leggervi un brevissimo brano che mi è rimasto particolarmente impresso, insomma, e che mi è piaciuto molto. Ok, cominciamo. Allora, vorrei per l'appunto iniziare parlandovi di quale metodo ha utilizzato Stephen King per fare in modo che il lettore corra verso il finale del libro, perché questa terza parte è praticamente una corsa verso la fine. Il lettore è proprio spinto ad andare avanti capitolo dopo capitolo per arrivare in fondo e capire come va a finire la vicenda. Ebbene, Stephen King ha usato dei metodi meravigliosi. Il primo è quello di dividere, spezzare una frase a metà. Cioè, praticamente alcuni capitoli finivano con la frase in sospeso. Sembrava che la frase terminasse nel capitolo successivo, in realtà ci accorgiamo che siamo in un altro luogo, in un altro tempo, con altri personaggi. Quindi, per capire come va a finire la vicenda del capitolo precedente dobbiamo leggere magari altri 3 o 4 capitoli, e questi 3 o 4 capitoli terminano tutti con una frase spezzata a metà. Quindi questo per farvi capire che veramente siamo invogliati ad andare avanti all'infinito perché dobbiamo arrivare in fondo e capire che cosa è successo. Inoltre mi è piaciuto molto il fatto che i capitoli, a parte via via, diventano sempre più brevi, quindi anche questo ci aiuta a velocizzare la lettura, ma il fatto che il racconto dell'incontro tra i ragazzini e It e gli adulti e It è raccontato in parallelo, in contemporanea praticamente. Io invece pensavo che
il racconto dell'incontro dei ragazzini con It venisse insomma fatto un pochino prima. Invece no, arriva proprio al termine del libro in contemporanea con quello da adulti, quindi vediamo le somiglianze e le diversità tra i due incontri e soprattutto i diversi esiti dell'incontro insomma con It di quando erano bambini, quindi il primo vero incontro con lui, di quando invece sono adulti e il loro obiettivo a questo punto è farla finita. Adesso invece vi parlo proprio del finale del libro. Nel finale del libro ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute. Ho parlato con alcuni di voi su Instagram di questa cosa, quindi fatemi sapere se condividete o meno la mia opinione. Non mi è piaciuto molto il modo in cui i ragazzi devono sconfiggere It, ovvero questo rito del Chud, però non so come si pronunci. Non mi è piaciuto il fatto che venissero catapultati in questa specie di mondo parallelo, di etere o di altra dimensione, in cui per l'appunto stanno volando e con la mente devono mordere la lingua di It. È una cosa che ho trovato un po' fuori luogo, e non sto parlando di realtà, di realismo, perché alla fine anche It non è reale, eppure non per questo non è perfettamente integrato all'interno della storia. Questi passaggi, ecco, in cui i ragazzi o il ragazzo insomma di turno, vediamo insomma in base al punto della storia dove siamo, si trovano in questo mondo parallelo e incontrano la tartaruga, questa tartaruga che è colei che ha creato l'universo, che ha creato It, ma non è la creatrice di tutto, perché esiste qualcosa al di sopra di lei che ha effettivamente creato l'intera esistenza. In più una tartaruga che muore perché vomita nel guscio e si soffoca nel suo stesso vomito. Ho trovato questa parte del racconto totalmente scollegata da tutto il resto, e quindi non mi è piaciuta molto. Avrei preferito che i ragazzi sconfiggessero It sconfiggendo le loro paure, perché poi è di questo che si nutre It. Inoltre un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che Beverly, l'unica ragazzina presente all'interno del gruppo, e sto parlando del momento in cui loro appunto sono ancora dei bambini, per riuscire a uscire da questi cunicoli sotterranei debba fare l'amore con tutti i ragazzi. Io parlavo proprio oggi con una ragazza che non è una questione di essere puritani, è una questione che proprio ci lascia un po' l'amaro in bocca. Nonostante non ci sia costrizione, vediamo una ragazza giovanissima che ha malapena 13 anni fare l'amore per la prima volta con 6 ragazzi uno dietro l'altro. È una cosa abbastanza squallida, l'ho trovata totalmente superficiale, perché credo che la loro amicizia fosse basata su qualcosa di diverso, o meglio, il potere della loro amicizia potesse venire fuori anche in un'altra maniera, un po' meno carnale, per riuscire a ritrovare la strada per uscire. Infine, l'ultima cosa che non mi è piaciuta molto, ma che poi si è risolta in maniera positiva, è stato l'incontro breve ma intenso d'amore tra Bill e Beverly. Perché? Perché Beverly è ovviamente, viene sempre descritta come una ragazza molto bella, anche da bambina era molto bella, ma io credo che nel gruppo dei perdenti qualunque ragazza ci fosse stata avrebbe preso e conquistato il cuore di tutti. Fatto sta comunque che è anche una bella bambina e tutti si innamorano di lei. Chissà perché lei finisce proprio con Bill, che è sempre stato considerato da tutti un po' il capetto, quello che tira le redini un po' di tutto il gruppo. Mi è sembrata una cosa un po' scontata, un po' banale. E inoltre ho pensato che quando Audra, la moglie di Bill, diventa catatonica, questo fosse un espediente un po' furbetto di Stephen King per fare in modo che Bill e Beverly stessero insieme senza che Bill si sentisse troppo in colpa. Per fortuna questo non è successo, sono molto contenta, perché appunto lui alla fine rimarrà con sua moglie e invece Beverly se ne andrà con Ben, il ragazzo che da, insomma, quello che da ragazzino era cicciottello e che l'ha sempre amata fin dal primo momento, perché io credo che Beverly poi si meriti un ragazzo come Ben, che saprà prendersi cura di lei dopo che lei nella sua vita ha incontrato solo uomini violenti. Quindi alla fine questa cosa si è risolta nella maniera che a me insomma piace di più. Vorrei dire soltanto un'ultima cosa che non mi è piaciuta molto in questo libro. Fatemi sapere se anche per voi è stato così.
Stephen King ha un modo di scrivere molto 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 dettagliato, voi lo sapete, che se l'avete letto, insomma, che si dilunga moltissimo in descrizioni e descrizioni per far salire la suspense, però ci sono stati dei punti in cui mi sembravano eccessive, cioè secondo me 1200 pagine sono anche troppe, nel senso che qualche taglio forse poteva starci, ci sono stati dei passaggi in cui era interessante leggere queste digressioni o questi approfondimenti, anche per far salire l'ansia e la voglia di andare avanti e scoprire cosa accade, dei tratti invece in cui avrei voluto dire va bene, ho capito, abbrevia, vai al succo, questa cosa mi interessa un po' meno, quindi vorrei che fosse scritta in maniera un po' più rapida. Non lo so, a voi è capitato durante la lettura questa cosa? Bene, adesso passiamo invece alle cose che mi sono piaciute di questo finale. Allora, mi è piaciuta la descrizione dei ragazzi e degli adulti nei cunicoli sotterranei, in queste gallerie sotterranee di Derry. Lì queste erano proprio scene claustrofobiche, perché loro quasi tutto il percorso lo fanno al buio, quindi insomma è abbastanza pesante non vedere niente, immersi nei rifiuti e con un odore impossibile, senza riuscire insomma a capire bene dove si trovavano, e utilizzando dei fiammiferi per farsi luce, fiammiferi che stanno finendo molto velocemente, nel senso che hanno un numero limitato di fiammiferi. Quindi, insomma, questa parte l'ho trovata veramente descritta bene. Mi è piaciuta ovviamente la scena finale in cui loro riemergono dai sotterranei della città, proprio nel centro della città che è crollata, e quindi loro riescono ad uscire da lì, viene scattata la foto da un fotografo con la didascalia ai sopravvissuti, una scena molto epica, ecco, mi è piaciuta. E come ho detto, anche mi è piaciuto il finale tra Bill e Audra, sua moglie. Mi è piaciuto il fatto che per curare sua moglie da questa apatia alla quale l'aveva costretta Heath, lui ricorra proprio al ridiventare bambini, quindi questa corsa in bicicletta, questa emozione, questa mancanza di paura che solo i bambini sanno avere nel fare le cose, questa mancanza di prudenza sarà proprio ciò che la farà ritornare in sé. L'ho trovata una cosa veramente molto carina. Infine mi è piaciuto anche il finale generico con cui appunto si conclude la vicenda, ovvero il fatto che loro piano piano, a parte Eddie purtroppo che è l'unico personaggio che se ne va e ci piange il cuore per questo, ma insomma gli altri che rimangono in vita prendono ognuno la loro strada e ritornano a fare la loro vita. Mi è piaciuto questo senso di pace e di relax che si sente dopo aver trattenuto il fiato per troppo tempo, e anche se mi è un po' dispiaciuto il fatto che loro si dimentichino l'uno dell'altro. Io credevo che la loro amicizia andasse oltre l'essere predestinati a sconfiggere It, credevo appunto che la base fosse l'amicizia e che poi effettivamente si fosse creata anche questa unione dovuta alla missione che avevano in comune. In realtà non è così, alla fine capiamo che la loro è stata un'amicizia che è nata solo e soltanto per sconfiggere It. Una volta che It è stato ucciso, loro piano piano, tornando alle loro vite, si dimenticano gli uni degli altri. Questa cosa un po' ci rattrista, però l'ho trovata anche bella, ecco, alla fine del libro. Mi è piaciuto che ci fosse un finale del genere. Bene, io non volevo fare un video troppo lungo, quindi direi, ho guardato quanti minuti ho registrato, direi che ci siamo. Questo è quello che mi è piaciuto di più e quello che i piccoli difetti che ho trovato all'interno del libro. Adesso vorrei parlarvi un attimo di It, che è il protagonista poi insomma di questa vicenda. Mi è piaciuto il fatto che It non fosse un mostro creato tanto per far paura o cattivo per essere cattivo, no, c'era qualcosa dietro, c'è qualcosa di più profondo. Mi sono piaciute quindi le spiegazioni, ecco, sul comportamento di It, sulla sua psicologia, il fatto che lui uccide i bambini perché i bambini sono capaci di credere in maniera totale alle cose che gli adulti invece non riescono più a credere. Quindi lui si trasforma nella più grande paura di ogni bambino, il bambino ci crede ciecamente, per questo ha una paura totale, e It si nutre
proprio di questa paura. Perché mangia i bambini? Perché i genitori che cosa dicono ad ogni bambino? Non correre da solo, non ti perdere, altrimenti viene il mostro e ti mangia. Quindi è una questione proprio legata alla società. Se la società avesse avuto paura, avesse inculcato una paura diversa nei bambini, anche IT sarebbe comportato in maniera diversa. Ed è per questo quindi che mangia, o comunque in parte mangia le sue vittime. Quindi niente, l'ho trovato un cattivo, veramente cattivo, e che fa ancora più paura perché comprendiamo la sua mente, ecco, è questo che mi è piaciuto. Anche se sottolineo di nuovo che Stephen King in questo libro non ci voglia far vedere gli orrori di IT, ma ci voglia sottolineare gli orrori reali, cioè il bullismo, la violenza domestica, la violenza sulle donne. Queste sono cose che ci terrorizzano ancora di più rispetto a quello che fa IT, ed è questa la bravura di Stephen King, secondo me, è la capacità di farci riflettere sulla nostra realtà e capire che gli incubi esistono e molto spesso sono proprio dentro le nostre case o nella porta accanto. Adesso, prima di passare alle due brevissime letture dei passaggi che mi sono piaciuti di più, ovviamente non può mancare, l'ho fatto in ogni video, qual è secondo me la scena più paurosa o quella che comunque mi ha turbata di più. Ecco, in questa ultima parte la scena che mi ha turbato di più è stato il capitolo dedicato ad un ragazzo, del quale adesso non ricordo il nome, comunque un ragazzo che ha dei problemi, quindi ha avuto un fratellino da poco e diciamo non riesce ad accettare il fatto che le attenzioni dei genitori vadano anche sull'altro bambino, e quindi uccide il suo fratellino appena nato soffocandolo, e in più questa cosa farà nascere in lui un desiderio di morte praticamente, che lo spingerà a uccidere alcuni animali tenendoli imprigionati in un frigorifero, in una discarica. Ecco, io questo capitolo l'ho veramente ho avuto difficoltà a leggerlo, tanto che alcune parti le ho saltate proprio, non le volevo leggere perché mi faceva male. Ecco, quindi in questo sta la bravura di IT, di Stephen King, ma credo che Stephen King mi faccia anche un po' paura per questa sua bravura nel descrivere scene così raccapriccianti. Quindi sicuramente quella mi ha veramente, è un capitolo che mi ha turbata. Quando l'ho terminato ho chiamato la mia sorella, che era un pochino più avanti di me della lettura, per sfogarmi, perché veramente mi ha traumatizzata. Mi sono resa conto di non avervi fatto neppure vedere il libro, comunque ce l'ho avuto qui accanto tutto il tempo, e adesso vi leggo due piccole parti, una all'inizio del libro e una alla fine, che mi sono piaciute molto. Una descrizione che mi è rimasta molto impressa è quella in cui George, il fratellino di Bill, nel primissimo capitolo incontra It, e It gli fa sentire degli odori, e mi è rimasto impresso questo senso di sentire contemporaneamente degli odori allettanti e invitanti, ma con un sottofondo di marcio, di qualcosa di cattivo che ci fa capire che sotto c'è qualcosa che non va. Ecco, George allungò il collo. A un tratto sentì odore di noccioline arrostite ancora calde, e acido di quello bianco che si spruzza sulle patatine fritte dal forellino nel tappo, e il profumo dello zucchero filato e delle ciambelle che friggevano nell'olio, insieme con l'odore più debole ma penetrante di sterco di animali selvatici. Sentiva anche l'aroma allettante della segatura. Tuttavia, sotto sotto c'era olezzo di alluvione e di foglie in decomposizione, e di scure ombre di fogna. Questo odore era fradicio e marcio, odore di cantina. Non so come mai, questa descrizione mi è proprio rimasta tanto tanto impressa. E infine, proprio all'ultimo, nelle ultimissime pagine del libro, una riflessione che fa Bill, che ho trovato molto, molto interessante. Non c'è bisogno di girarsi a guardare indietro per vedere quei bambini. Parte della mente li vedrà per sempre, vivrà sempre con loro, li amerà sempre. Non sono necessariamente la miglior parte di noi, ma sono stati un tempo depositari di tutto ciò che saremmo potuti essere. Bambini, vi voglio bene, vi voglio tanto bene. Allora vai, senza perdere altro tempo, vai veloce mentre l'ultima luce si spegne. Vattene da Derry, allontanati dal ricordo, ma non dal desiderio. Quello resta, tutto ciò che eravamo e tutto ciò che credevamo da bambini, tutto quello che brillava nei nostri occhi quando eravamo sperduti e il vento soffiava nella notte. Parti e cerca di continuare a sorridere, trovati un po' di rock and roll alla radio e vai verso tutta la vita che c'è, con tutto il coraggio che riesci a trovare e tutta la fiducia che riesci ad alimentare.
Sii valoroso, sii coraggioso, resisti, tutto il resto è buio. Bene ragazzi, direi che con questa lettura io vi saluto e niente, come sempre vi chiedo la vostra opinione qui sotto sul libro, vi ricordo di mandarmi la foto se avete partecipato anche voi al GDL di IT e niente, come sempre vi ringrazio e ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!